Buongiorno, ben ritrovati a Buongiorno Fitness dalla palestra Le Dune di Silvia Marina con Marco Riti e con Cristina. Oggi protagonista degli esercizi è la schiena, Marco. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Ci siamo focalizzati su questa macchina, Mila, come hai ben visto. Kinesis. Ok, lavoriamo sempre col Kinesis, parte posteriore, Cri, ok, incrocia i cavi. Allontanati poco, allarga un po' le gambe, ok, adesso spingi, apri, ok. Così facendo mi attiviamo tutta la zona posteriore, ok, gomiti. È un esercizio, diciamo, molto importante, sia a livello posturale e appunto sia a livello di tonificazione generale sulla parte posteriore. Permette di sciogliere i muscoli della schiena dopo lunghe ore magari passate davanti a un computer. Sì, più che sciogliere, diciamo, tonificarle, dandogli veramente un effetto posturale, diciamo, giusto, come precedentemente ci avevi detto. Un lavoro magari, ecco, d'ufficio comporta una postura a volte poco corretta. Giusta, poco corretta. E adesso un altro esercizio che possiamo fare, sì, con il Kinesis. Sfruttiamo a questo punto anche con il Kinesis, lavorando la parte, diciamo, inferiore. La volta scorsa, Mila, se non erro, abbiamo lavorato con gli squat. Adesso un esercizio importante potrebbe essere l'affondo. Quindi, perfetto, ok, facile. Potrebbe essere facile, tra virgolette, guardando questo tipo di movimento, ma è molto difficoltoso, perché comunque coinvolge tantissimo sia il gluteo che i quadricipiti. Anche qui le solite tre serie intervallate da 30-40 secondi di recupero. Ovviamente 15 ripetizioni bastano e avanzano con questo lavoro, alternando le gambe. Destra. Cambia posizione qui, avvicinati un po' di più all'interno della macchina, ok, e cerca di trovare il giusto equilibrio per affondare in maniera completa. Brava, anche qui lavora di respirazione, di controllo. Grazie a Cristina, grazie a Marco Riti, noi ci salutiamo dalla palestra Le Dune Fitness e torniamo in farmacia, come abbiamo già fatto ieri, insieme alla dietista Marina Manieri. Buongiorno, eccoci di nuovo alla farmacia comunale di Silvi Marina per la terza puntata della settimana dedicata all'alimentazione. Ci ospita ancora il dottor Walter Berardi, che salutiamo, buongiorno, insieme alla dottoressa Marina Manieri. Buongiorno. Ieri catechina, oggi bromelina, è un'altra molecola che viene spesso associata al regime alimentare. Come si ricava? Allora, la bromelina è naturalmente contenuta nell'ananas, anzi nello specifico nel gambo dell'ananas. Ovviamente va da sé che sperare di assumere bromelina mangiando ananas è piuttosto irrealistico, visto che bisognerebbe mangiare un intero campo forse di questi frutti. Per questo essa viene spesso condensata in degli integratori che ci consentono di avere un dosaggio che faccia poi i suoi effetti. È vero che è utile a chi combatte contro la cellulite? Sì, questo è uno dei principali effetti di questa sostanza.
Essa infatti ha una potente azione antinfiammatoria, soprattutto sulle infiammazioni del pannicolo adiposo sottocutaneo, che è appunto quella parte del nostro corpo che rappresenta questo inestetismo. Cosa accade? Tra gli adipociti, quindi le cellule che immagazzinano il grasso nel nostro corpo, spesso e volentieri anche per un'assenza di microcircolo, si va a creare uno stato di forte infiammazione con aumento dell'edema, quindi del richiamo di acqua, che determina un gonfiore e anche quell'aspetto caratteristico a buccia d'arancia. E la bromelina ci aiuta ad alleviare questo gonfiore e a drenare un pochettino quest'acqua che si accumula in queste zone. Quindi assumiamola, ma con moderazione. Sì, sempre secondo i dosaggi consigliati appunto dal medico, dal farmacista. E a proposito del farmacista, chiediamo al dottor Berardi quali sono le altre funzioni della bromelina. Sì, la bromelina ha anche altre funzioni. Principalmente viene utilizzata per edemi di varia natura e per ecchimosi anche di varia natura, nonché per flebiti e tromboflebiti. Non tutti sanno che ha anche proprietà decongestionanti e mucolitiche, quindi è utile anche per le ostruzioni delle vie respiratorie. I farmaci che contengono questa molecola devono essere acquistati dietro prescrizione medica? No, in realtà ci sono poche le specialità medicinali a base di bromelina attualmente in commercio che richiedono ricetta medica. La maggior parte sono medicinali da banco, quindi esitabili senza presentazione di ricetta medica. Inoltre la bromelina è presente in una infinita quantità di integratori, spesso associata anche ad altre molecole che ne potenziano l'azione. Grazie al dottor Walter Berardi, ringraziamo anche la dottoressa Marina Manieri, grazie al nostro tecnico Alberto Capo. Come sapete, il mercoledì Buongiorno Fitness ha una rubrica in più. Andiamo da Laura Store per la rubrica sulla moda. Buongiorno di nuovo, consueto appuntamento del mercoledì da Laura Store con Laura Guidotti. Buongiorno Laura. Buongiorno Mira. Siamo presso il complesso residenziale Le Dune di Silvia Marina, sempre, e oggi le nostre attenzioni si concentrano sugli accessori, che in estate non sono mai abbastanza con le tante occasioni di muoverci, di uscire che abbiamo. Allora, gli accessori principe dell'estate quali sono, Laura? Oggi vediamo proprio gli accessori che non possono mancare sulla spiaggia, quindi per andare a completare il nostro look, e partiamo sicuramente dal telo mare, che insomma è il protagonista dei nostri accessori da spiaggia. I nostri preferiti sono questi della linea Banana Moon, una linea francese di ispirazione californiana, e sono dei teli sottilissimi, grandezza lettino, comodissimi da portare e declinati nelle fantasie eterne come la riga colorata e questa fantasia che vediamo qui in bianco e nero. In spiaggia le infradito non possono mancare mai, ma non solo in spiaggia. Non solo in spiaggia, infatti come un po' tutte le nostre scelte abbiamo delle infradito particolari e originali. Sono base Havaianas, quindi l'infradito brasiliana, e decorate artigianalmente con delle applicazioni cucite, quindi sono anche molto resistenti e soprattutto bellissime, che da portare sia sulla spiaggia che poi più avanti per un aperitivo, insomma ci accompagnano fino alla sera. E poi la paglia, che continua a essere sovrana per borse e per cappelli. Sì, la vediamo qui sempre in una creazione artigianale, dalle mani di La Berghi Bag, sempre una realtà del luogo. E queste sono classiche borse siciliane con applicazioni originali, quindi sono tutte pezzi unici e realizzabili anche su ordinazione. Le vediamo in diverse grandezze. E poi sono borse che possono anche essere utilizzate al di fuori della spiaggia, perché vediamo questa più piccolina che è comunque sì, decorata c'è sempre questo accessorio che ci accompagna in tutta la nostra giornata di vacanza o comunque sulla spiaggia. Grazie a Laura Guidotti. Noi per questo mercoledì ci salutiamo dal regno di Laura, che ritroveremo tra una settimana, e
Ci salutiamo anche per quanto riguarda Buongiorno Fitness, perché la nostra puntata è finita. Vi aspettiamo domani alla solita ora su Rete 8. Buona giornata a tutti e grazie per averci seguiti.